Buongiorno a tutti, sono Hervé Ballon, benvenuti in questo momento di apertura dei nostri cuori e delle nostre menti all'infinito. Lo yoga è una scienza antica di autorealizzazione e realizzazione in Dio. Lo yoga è una parola sanscrita che significa unicità, unione o unità. Lo yoga consiste nel riportare la nostra attenzione e la nostra consapevolezza a riposare nella nostra natura spirituale essenziale. Lo yoga è conoscere e capire e fare esperienze della nostra natura spirituale e vivere in armonia con essa. Eccoci quindi arrivati in questo terzo capitolo del Yoga Sutra di Patanjali, di questi 195 aforismi che sono stati scritti in periodi molto bui del nostro pianeta, questi grandi cicli di cui parleremo anche dopo. E per Patanjali il Samadhi è uguale allo yoga. E per lui lo yoga consiste nel fatto di pulire la coscienza dei samskara, impressione mentale, in citta, la terza parte della mente, la più profonda, il serbatoio delle impressioni mentali. È la cessazione dell'identificazione con quello che non si è, cioè che non siamo corpo, non siamo mente, non siamo i pensieri nostri, non siamo la nostra emozione, non siamo i nostri ricordi. Sempre nell'ambito delle Yoga Sutra di Patanjali, arriviamo oggi al terzo capitolo. Il primo capitolo ci determina e ci definisce quali sono le agitazioni mentali emotive che nascono nella mente e quali sono gli atteggiamenti da avere nei confronti di una pratica che può essere molto intensa e efficace. Si spiega del sadhana, cioè qual è la pratica del Kriya Yoga, la disciplina da applicarsi e cosa fare quindi per arrivare agli obiettivi del primo capitolo. Il terzo capitolo parla e fa riferimento ai poteri straordinari che possono emergere da questa pratica. Quindi è una cosa un po' particolare perché ci dice, in un senso, c'è un po' il bastone, c'è qualcosa da fare. Una cosa importante da fare, perché c'è anche la carota, che sono anche i poteri straordinari. Però è molto importante dire attento, attento, perché questi poteri straordinari sono una trappola dentro la quale non cadere, non attaccarsi a questi poteri di avere un corpo particolarmente potente, una mente molto chiara, e quindi non sfruttare questo a scopi egoici. E c'è un lungo elenco di questi poteri particolari ai quali non attaccarsi. Sono anche utili, sono i famosi scalini sulla lunga scala della crescita che vengono man mano abbandonati e trascesi. I Siddhis, con la pratica di quello che abbiamo visto, può raggiungere, e cominciamo l'elenco, che può essere più o meno lungo, la conoscenza delle vite anteriori, la conoscenza dei pensieri degli altri. Ricordate questo film What Women Wants? L'invisibilità, la conoscenza del momento della morte. Questo è molto importante, poter conoscere il momento della tua morte e quindi prepararti per arrivare con la mente calma, perché questa mente, il tuo stato mentale determinerà le tue condizioni di rinascita, ne avevo visto precedentemente. Il potere dell'amicizia, la forza, della natura, conoscere quello che è sottile e nascosto, lontano. La conoscenza dell'universo, delle grandi leggi celesti, la conoscenza del movimento delle stelle, come facciamo il Tri Yukteswar, la conoscenza e la costituzione del corpo, come funziona il chakra, la cessazione delle sensazioni di fame, di sete, l'immobilità, bloccando i nadi in un certo modo, nei canali energetici del corpo, lo faccio anche medicina tradizionale cinese. La conoscenza della natura e della coscienza, ma più praticamente gli 8 grandi siddhi che sono questi poteri sono la possibilità di diventare minuscole come un atomo, dentro l'atomo, la possibilità di essere enorme in proporzioni inimmaginabili, l'espansione fino all'estremità dell'universo in meditazione, essere leggero come il vapore, di poter entrare in altri corpi essendo cosciente nel momento della trasmigrazione, il potere di passare attraverso ogni cosa, quindi lo
l'onnipervadenza, di essere onnipresente, di avere potere di ubiquità, il potere di diventare Cristo, pura coscienza. Cristo è diventato Cristo, ma si chiamava Gesù, ha raggiunto questa padronanza della pura coscienza, il potere di realizzare ogni voto, desiderio, e questa è una grande trappola dentro la quale il meditante o il saggio non deve cadere. Infatti abbiamo visto in tanti esempi del passato che tanti grandi maestri, detti guru sbagliatamente, sono caduti in delle trappole ovvie. Il potere di chiaroveggenza e la perfezione del corpo, la bellezza, la grazia, la forza, l'estrema fisicità del corpo. Quindi tutti questi poteri che possono essere raggiunti grazie a questa pratica sono molto interessanti, perché sono degli strumenti che possono essere raggiunti ovviamente da pochissimi grandi maestri. Qualche potere possono essere riconosciuti, ma devono essere trascesi, perché la mente, i samskara, tutta la parte più profonda della mente può essere attaccata. L'attaccamento, ricordatevi, a questi desideri, perché è un desiderio di potere questa cosa, quindi è molto pericoloso. Quindi uno deve rimanere molto centrato nella sua pratica e non cadere nel desiderio di sfruttare questi poteri a proprio lucro. Quindi riflettiamo su questo concetto. Il quarto capitolo, non lo vedremo, parla della libertà assoluta, Kaivalya, che è lo scopo ovviamente, ma quindi è un lungo elencare di che cos'è la libertà assoluta. Però la libertà assoluta ne parleremo piuttosto nella Bhagavad Gita, nell'immaginazione di com'è e come vive un essere illuminato. Buona meditazione, a presto. Ci prepariamo alla nostra meditazione quotidiana. Comodamente seduti, teniamo la schiena eretta, non appoggiata, le spalle basse rilassate, nuca allungata, senza tensione, spalle indietro, petto fuori, nuca allungata, vento basso, lo sguardo al terzo occhio, il kutashta, il yin tang per i cinesi. Lasciamo andare il respiro al suo ritmo naturale, senza controllarlo. Prendiamo anche questo Ardha Keshani Mudra con la lingua, la punta della lingua verso il palato molle. Adesso entriamo all'interno. Apriamo il nostro cuore, la nostra mente all'infinito, alla pura coscienza onnipresente. Siamo immersi in essa, si esprime in noi, intorno a noi, attraverso di noi, in tutti e in tutto quello che è. Una sola vita, una sola presenza, un solo potere, una unica realtà chiamata da tanti nomi: spirito assoluto, coscienza, Purusha, Dio, Ishvara, Allah, Geova, Rama, Satanamaha. Questa realtà è la fonte, il supporto e la sostanza di tutti e tutto quello che è, e ne siamo la manifestazione. Riconosciamo che giusto qui, dove siamo, giusto ora, adesso, in questo momento, questa realtà è totalmente presente, sveglia e attiva. Prendiamo coscienza, ricordiamo che siamo come onde sull'oceano di questa coscienza divina. Quando meditiamo, torniamo alla nostra attenzione e consapevolezza dall'esterno verso l'interno, in modo di riposare in questa coscienza, riconoscendo la nostra natura ed essenza. Muoviamo semplicemente la nostra attenzione dalla periferia della nostra consapevolezza verso la profondità di noi stessi, come le onde tornano verso il mare. Prendiamo coscienza del nostro respiro, osserviamo il suo flusso naturale. Quando inspiriamo, cantiamo il mantra Hong, portando l'attenzione verso l'interno. Quando espiriamo, cantiamo il mantra So, abbandonati, abbandonando ogni pensiero e concetto di separazione. Inspiriamo, cantiamo Hong. Espira, canta So.
osserva e lascia i pensieri e i sentimenti galleggiare nella mente e lasciamoli andarsene via senza più ascoltarli. Se pensieri, sensazioni fisiche, corporee o rumore nell'ambiente ti distraggono, gentilmente torna all'osservazione del mantra Hong So, che si manifesta sopra di noi come una colonna di mercurio energetica che sale nell'inspiro e scende nell'espiro So. Abbandoniamo l'attenzione sul respiro e sul mantra, riprendendo consapevolezza del nostro corpo fisico, del suo peso, la sua massa a terra. Facciamo una lunga inspirazione, seguita da un profondo sospiro. La pace emana dall'essenza del nostro essere e pervade il campo mentale, la nostra natura emotiva e il nostro corpo fisico. Possiamo portare con noi ovunque ed ad ogni momento questa pace portatile, come diceva Paramahansa Yogananda. Lentamente, gentilmente, quando sei pronto, apri gli occhi. Adesso che riposiamo in questa pace, lasciamola fluire fuori come grazia per tutti gli esseri, ovunque. Che tua luce interiore illumini il mondo e ricordati di portare pace e amore a tutti quelli che incontrerai. Namaste.